Cari amici, ben ritrovati e ci troviamo ancora una volta con il nostro appuntamento quindicinale per questo nostro incontro dal titolo La Santa Messa in 10 Mosse. L'ultima volta eravamo rimasti alla liturgia della parola. Ora proseguiamo il nostro percorso con quelle che sono le tappe successive. E quindi oggi parleremo di quando nei giorni in cui è previsto, dopo l'omelia, ci alziamo in piedi e in un atto che ha tutto il sapore di un atto ufficiale e solenne, pronunciamo il credo, che in realtà si chiama simbolo oppure professione di fede. L'ordinamento generale del Messale Romano, che come abbiamo detto è questo libretto di istruzioni che si trova prima del Messale, all'inizio del Messale, dice così: il simbolo o professione di fede ha come fine che tutto il popolo riunito risponda alla parola di Dio. E perché recitando la regola della fede, con una formula approvata per l'uso liturgico, torni a meditare e professi i grandi misteri della fede prima della loro celebrazione nell'Eucaristia. Capite che è già compreso tutto in questa piccola specificazione che fa l'ordinamento generale. Ci sta dicendo, quindi, che il credo è la nostra risposta al dialogo che il Signore vuole instaurare con noi. In realtà noi sappiamo benissimo che tutta la celebrazione liturgica è impostata proprio secondo una dinamica di dialogo. La liturgia è un continuo botta e risposta, lo vedremo soprattutto parlando della preghiera eucaristica, come è chiaro che ci sono due interlocutori e in qualche modo ognuno riprende le risposte dell'altro, tra colui che presiede e l'assemblea. L'assemblea che chiaramente attivamente partecipa. Allora, nella liturgia c'è questa dinamica per cui Dio in Cristo, per mezzo dei sacramenti, ci viene incontro per entrare in intimità sempre più ricca, più feconda con noi e nello stesso tempo potenziare le relazioni fraterne che ci sono tra di noi. E noi, con la nostra professione di fede, facciamo la nostra risposta a questo venirci incontro. E dobbiamo un attimino però vedere per grandi linee che cosa diciamo in questa risposta. Partiamo dal fatto che sicuramente avrete notato non c'è un'unica formula per pronunciare il simbolo della nostra fede. C'è quello chiamato simbolo apostolico, che è il più antico e che oggi usiamo specialmente in Quaresima e nel tempo di Pasqua. Poi c'è il cosiddetto simbolo niceno-costantinopolitano, che è frutto dei primi concili ecumenici del IV secolo ed è quello che noi usiamo normalmente. E poi c'è anche la forma del dialogo tra presidente e assemblea, no? Domande e risposte, che viene usato soprattutto nella veglia pasquale e nelle celebrazioni battesimali. Ora, noi non possiamo guardare tutti gli articoli di fede nel dettaglio, però possiamo fare alcune osservazioni. Innanzitutto possiamo sottolineare come la prima cosa che affermiamo è che Dio, nella sua realtà più profonda, è dialogo, è comunione, è Trinità. E professando ogni volta questa fede, noi ci riconsegniamo al Dio che chiamiamo onnipotente, che chiamiamo creatore, mettendoci nell'atteggiamento di umiltà di chi sa che dipende totalmente da Lui. Questo è il primo atto di fede che facciamo. Poi, chiaramente, al centro del credo, come cuore pulsante di questo documento, sta il mistero di Cristo. Il mistero di Cristo fatto carne nel grembo della Vergine, crocifisso sotto Ponzio Pilato. Ponzio Pilato, che è un personaggio storico nominato nel credo e che ci ricorda la realtà storica di quello che stiamo affermando. Storica del Cristo che ora risorto partecipa in pienezza con la sua umanità alla gloria del Padre e che a sua volta ci ha rivelato l'azione potente dello Spirito Santo, che è il simbolo di fede, l'articolo di fede successivo. Nell'ultima parte riconosciamo la Chiesa, perché
La Chiesa la riconosciamo come segno, strumento del regno di Dio. E della Chiesa diciamo che è una, santa, cattolica e apostolica. Quindi una Chiesa che si collega alla testimonianza degli apostoli. Una chiesa che si raduna attorno ad un vescovo preciso, in un luogo e in un tempo precisi, in un dato momento storico, che è oggi, ma allo stesso tempo è una chiesa che è diffusa su tutta la terra, che appunto è cattolica. E inoltre nel credo diciamo che dal battesimo prende avvio tutta quella straordinaria avventura che è il cammino di santificazione, per cui ogni uomo è chiamato alla vita eterna. Concludiamo il credo con quell'amen finale che dovrebbe confermare tutta la nostra intenzione, la nostra fermissima intenzione ad esprimere anche nella vita quello che noi professiamo nella fede. Allora forse il credo ci spinge a farci un esame di coscienza, ci spinge a chiederci quanto effettivamente noi nella nostra vita diamo testimonianza di credere a quello che professiamo tutte le domeniche. Noi tutte le domeniche ci alziamo in piedi e davanti ai nostri fratelli e alle nostre sorelle con un atto ufficiale diciamo di credere alcune cose. Allora dobbiamo chiederci quanto è vero, quanto noi diciamo quelle parole con consapevolezza, quanto invece le diciamo per abitudine. Inoltre, io mi rendo conto che il credo ha alcune parti che non sono di immediata comprensione. Ci sono alcune parti che effettivamente richiedono un'ulteriore spiegazione, possono stimolare alcune domande. Noi non abbiamo paura di fare domande. Piuttosto, invece che magari continuare a ripeterle senza sapere davvero che cosa stiamo dicendo, senza davvero coglierne il senso, informiamoci, chiediamo, facciamo in modo che possiamo arrivare a proclamare il credo con una piena consapevolezza di quello che stiamo dicendo, di modo che effettivamente tutta la nostra vita diventi testimonianza di quel credo. Il credo è il riassunto di quello in cui noi crediamo. E mi viene da chiedere, se uno ci fermasse per strada, una persona di un'altra confessione religiosa, e ci chiedesse, vabbè, quindi tu sei cristiano, in che cosa credi? Ci verrebbero in mente gli articoli del credo o ci verrebbe in mente qualcos'altro? Concludiamo qui questa prima parte, riprendiamo la seconda parte tra poco, parlando della preghiera dei fedeli. Amo il Signore, diam lode al nostro Redentore, magnifica l'Altissimo, perché egli degno è, magnifica l'Altissimo.
Cari amici, eccoci, ben ritrovati alla seconda parte di questa puntata del nostro appuntamento con la messa in 10 mosse e affronteremo adesso una parte interessante che però è croce e delizia di tante nostre celebrazioni, che è appunto la preghiera dei fedeli. Avendo girato un po' l'Italia, avendo visto i tanti modi in cui viene trattata la preghiera dei fedeli, credo sia il caso di fare un po' di chiarezza su questo punto un pochettino delicato della celebrazione, sperando di non diventare un po' troppo polemica, però veramente poi la realtà ci porta a dover fare alcune considerazioni, direi, necessarie. Prima di tutto i termini. Si chiama preghiera dei fedeli non perché debbano per forza leggerle i fedeli, ma perché esse nascono dal sacerdozio comune dei fedeli, che in risposta a quanto ascoltato durante la liturgia della parola, offrono a Dio preghiere per la salvezza di tutti. Non a caso questa preghiera in realtà si chiama preghiera universale. Il suo prototipo è la preghiera del Venerdì Santo, la supplica che si fa per tutto il mondo al Venerdì Santo. E così come per il Venerdì Santo, il ministro è il sacerdote o un diacono, oppure anche un lettore o un fedele incaricato. Qual è il problema? Vediamo alcuni errori che di solito si fanno con queste preghiere. L'errore più comune che si fa con queste preghiere è di usare sempre le preghiere del foglietto. Le preghiere del foglietto sono la morte della preghiera dei fedeli, perché le preghiere dei fedeli dovrebbero nascere dal contesto vitale della celebrazione, dal contesto vitale della comunità che celebra, qui, la comunità che celebra in questo momento, in questo luogo. Allora, se l'orazionale, che è questo libro che sta insieme al messale e che contiene le preghiere dei fedeli, può essere appunto il libro delle preghiere dei fedeli, nel caso in cui non ci fosse modo, non ci fosse opportunità di scrivere preghiere delle fedeli proprie della comunità, il foglietto no, perché il foglietto è qualcosa di standardizzato, scritto per una comunità non reale in un luogo, in un tempo non precisato. Quindi questa è la prima cosa, evitare il foglietto. La seconda cosa è che la successione delle preghiere è prevista, è prescritta, non c'è una successione improvvisata. Il messale e l'orazionale prevedono che la prima preghiera sia per le necessità della Chiesa, la seconda sia per i governanti e la salvezza di tutto il mondo, la terza per quelli che si trovano in difficoltà, la quarta per la comunità locale. La norma prevede che poi segua una pausa di silenzio perché ognuno possa offrire le proprie preghiere. Allora, se è vero che questo elenco può essere esteso, c'è anche da dire che non è giusto arrivare ad avere 12-15 preghiere dei fedeli per motivi vari, perché magari sono tutti i bambini che devono leggere, perché se no qualcuno si offende. Quindi queste sono le preghiere, questo è il numero e la successione delle preghiere dei fedeli. Un altro problema delle preghiere dei fedeli è che prima di essere lette, le preghiere devono essere controllate da qualcuno che abbia rudimenti di teologia. Questo non perché esse siano dei trattati di teologia, ma perché sono preghiere dette a nome della Chiesa. E spesso, con tutta la buona volontà, i fedeli volenterosi sono capaci di mettere nelle preghiere dei fedeli dei bellissimi capolavori di eresia dottrinale. E questo fa sì che
questo momento venga sminuito e diventi un momento anche di confusione. Allora, a questo si può porre rimedio facilmente facendo sì che qualcuno con una preparazione teologica ricontrolli un attimo le preghiere prima che siano pronunciate a nome della Chiesa. Un altro errore molto comune, ahimè, è la struttura tipica che si sente troppo spesso in cui noi diciamo: Padre, noi ti preghiamo per questa situazione affinché tu faccia questo, questo e questo. In realtà questa struttura sembra un po' quella che io chiamo insegnare a Dio come fare Dio. Ma la nostra preghiera è sempre un affidarci al Padre. Non possiamo dire noi al Padre come risolvere alcune situazioni o come noi vorremmo che risolvesse alcune situazioni. Perché è facile correre il rischio di inserire la nostra idea di società, la nostra idea di pace, la nostra idea di qualsiasi altra cosa da imporre a Dio. Un'altra cosa che spesso si sente, e questa è facilmente arginabile, è che spesso il parroco usa la preghiera dei fedeli per approfondire qualcosa che non ha fatto in tempo a dire all'omelia. Ma questa non è lo spazio per un'altra omelia. Questa è la preghiera dei fedeli. Dire che la preghiera dei fedeli nasce dalle necessità locali non significa neanche però dire che deve diventare il momento per essere aggiornati sui fatti salienti della vita parrocchiale. La preghiera per la sacrestana che è caduta dalle scale va sicuramente inglobata nella preghiera per le persone che sono in difficoltà, ma perché stiamo partecipando a una preghiera universale. Quindi non è una preghiera selezionata e particolare, ma ricordiamoci che sono preghiere fatte in modo universale. E non è neanche il luogo per fare ringraziamenti, perché tutta la liturgia è un grande rendimento di grazie al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo. La preghiera dei fedeli non è il momento per ringraziare il Padre, è il momento in cui noi chiediamo delle cose al Padre. Vedete, sarebbe bello e semplificherebbe di molto le cose se prendessimo la buona abitudine che viene dall'Oriente di puntare alla sobrietà e alla brevità delle preghiere dei fedeli. Preghiere come ad esempio per la Santa Chiesa di Dio preghiamo, per la pace nel mondo preghiamo, scongiurerebbero molti di questi pericoli. La personalizzazione delle preghiere dei fedeli non sta nell'esplicitarle nel modo più articolato possibile. Sta preparandole in un ambiente che sia davvero un ambiente di preghiera e di comunità. La preghiera dei fedeli non è un esercizio di fantasia delegata ad un simbolo, ad un singolo, una singola persona, ma non è neanche un intermezzo da sbrigare il prima possibile leggendo qualcosa di preconfezionato dal foglietto. La preghiera dei fedeli è una supplica della Chiesa, che nasce da una comunità che prega insieme. Ad esempio, ho saputo, girando un pochettino, di varie realtà in cui durante la settimana un gruppo si ritrova per pregare sulla parola di Dio, per condividere ciò che quella parola dice e trarre da lì le preghiere che saranno sicuramente universali, perché riguardano tutta la Chiesa, manate dal seno della comunità. Noi per oggi chiudiamo qui, ci ritroviamo tra 15 giorni.